tanta pazienza, l'anno scorso c'è stato un periodo che è legato sentimentalmente. Sì, però l'anno scorso con molta pazienza, dai vieni, vieni, poi vabbè, è arrivato il Covid, aveva paura di prendere la malattia, è rimasto a casa, poi è ripartito ancora. Ce ne dovrebbe essere almeno uno o due di loro, un piccolo gruppo che si aiuta. Certo, devi fare una cosa carina e fatta bene. Ecco, volevo dirti che ti metterò il file dentro della sì, esatto. Abbiamo cercato, ma non c'era. Però io l'ho cercato sulla camera, probabilmente avendo il falso grato con le partite del 2021 l'ho cancellato. Ce l'ho sul PC, lo farò in live. La camera così quando poi qua sotto fai inizio adesso l'intervallo, se clicchi sul prossimo chiama il secondo file che è quello home guest, ok, della partita. Adesso invece chiama un altro file che non so cosa sia, bisogna sostituirlo, ho limitato la camera, però due o tre file per fare la grafica è certo. Sei pronta a scaldare la voce? La fai? La fai? Cervello.
colonia a prendere l'acqua, la tribuna sempre non coperta, in piedi col telefono a scrivere le cose. Sì. No, ma il ultra non è essere coperto, le tribune, le tribune, sono le tribune. Signore e signori, benvenuti all'Handball Arena di Leno. Siamo collegati per il match valido per l'ottava giornata del girone d'andata del campionato di Serie A Beretta femminile. Avete già in campo, è già iniziato il match fra Leno e Guerriere Malo. Avete anche assistito a un minuto di silenzio per la perdita dei genitori di due giocatrici del Leno, il papà di Ligia Puzza e il papà di Olga Lanfredi. Quindi un minuto di silenzio. E poi appunto il match che è iniziato, avete visto tra l'altro un palo appena colpito proprio da Olga Lanfredi in avvio. Adesso primo possesso per il Guerriere Malo, che penetrano con dalle fusine 1-0 per la squadra ospite dopo meno di un minuto di gioco, facendo un passo indietro. 3 punti in classifica per il Leno, 2 per le Guerriere Malo, quindi sicuramente uno scontro importantissimo in chiave salvezza. E quindi sicuramente nervi molto tesi per due formazioni che hanno assolutamente bisogno di punti, che devono dare una scossa a questo girone d'andata. Veniamo adesso in possesso di palla il Leno con Krillova in posizione centrale, Notarianni sulla sua sinistra. Sono ancora Krillova centralmente, palla che viene intercettata dalla difesa ospite con un'irregolarità, però quindi fallo e possesso ancora per la formazione giallo-blu allenata da Giovanni Bravi. Krillova per Turina prova un'imbucata per Andreani, non arriva la palla al pivot lenese, quindi può ripartire in velocità il Malo, prova a tenere il pallone in campo Bernardelle, non ce la fa. Dunque, nuovo attacco per il Leno, che deve cercare il pareggio. Ci prova Michela Notarianni, fermata dalla difesa locale. La difesa ospite, scusate. Turina per Krillova. Krillova. Andreani per Turina. Turina centralmente per Notarianni, che finta il tiro. Krillova con il tiro. Prova a metterci una mano Yulgherova, non è abbastanza però, e quindi 1-1 dopo 2 minuti e mezzo giocati qui all'Handball Arena di Leno. Tratta in campo anche Ligia Puz. Ricordavo prima, condoglianze che arrivano anche da parte nostra sia a Ligia Puz che a Olga Lanfredi, tutte e due giocatrici in campo adesso. Con questa brutta palla persa dalle Guerriere Malo, e quindi può ripartire il Leno. Lo fa con Pugliara, che serve centralmente Turina. Notarianni alla conclusione, questa volta Giulgherova facile con le mani. Dall'altra parte invece Turina prova a mettere una mano sulla ripartenza del Malo, non è abbastanza, ci pensa Bisevac a trovare il gol del 2-1. Un po' di disattenzione anche in fase d'attacco per il Leno, con Pugliara che comunque riesce a mantenere il possesso di palla. Turina per Krillova. Lanfredi. Krillova
per Andreani, grandissima parata di Ulgherova, qui veramente brava il portiere di Del Malo. Dall'altra parte invece un fallo di Ligia Puz che si lamenta abbastanza, sembrava in effetti non ci fosse stato un grandissimo contatto, e comunque hanno visto così i due direttori di gara. Dunque dai 7 metri dalle fusine contro Franceschini, dalle fusine con le finte, grandissima parata di Selene Franceschini che ci mette il piede, risultato che rimane sul 2-1 sempre in favore del Malo. Adesso Leno che ci prova, difesa schierata del Malo. Turina che rilova centralmente per Andreani che si sposta. Turina nota Rianni con la conclusione a sorpresa, questa volta non lascia scampo a Ulgherova. Nota Rianni, una delle giocatrici più in forma in Casaleno, un ottimo acquisto della presidenza Bravi. 2-2 e palla adesso recuperata dalla difesa giallo-blu con Turina che lancia in contropiede Pugliara, la conclusione e gol del 3-2 di Beatrice Pugliara. Ribaltata la situazione qui all'Handball Arena di Leno, 3-2. Dalle fusine per Pozzer, ancora Pozzer centralmente per dalle fusine. Pozzer sempre al numero 17 in maglia arancio, dalle fusine con la finta su Pugliara. Altra parte ancora il Malo, prova la penetrazione centrale, palla ancora per Pozzer, fermata in maniera irregolare Barresi, e quindi nuovo possesso per Malo. Dall'altra parte ottimo gioco veloce il Malo che va alla conclusione, difesa in area però credo di Puz, e quindi nuovo tiro dai 7 metri per Malo che può andare così sul pareggio, sul 3-3. Va questa volta Barresi con le finte, inganna Franceschini e gol del 3-3. Partita subito, scusate, del 4-3, partita vivissima. No, 3-3, mi sembrava strano, un errore nel tabellone. Quindi partita subito vivissima, 3 gol per parte, risultato in parità dopo 6 minuti e 30 di gioco qui all'Handball Arena di Leno. Notarianni per Turina, Notarianni ancora centralmente, Kirillova, Notarianni, Turina, Kirillova, Turina, veloce per Pugliara che penetra in area, va alla conclusione, ottima la posizione di Ulgherova, dice di no a la giocatrice con la maglia numero 9 giallo-blu. Dall'altra parte riparte Malo dalle fusine, va alla conclusione, fermata irregolarmente dalla accoppiata Notarianni Turina. Pozzer, Barresi, ancora Pozzer dalle fusine, ora dialogo ancora con Pozzer, no, saltata Barresi dunque che pensa alla conclusione, riesce a servire compagna di squadra in ala, intercetta però la grande Turina, viene fermata poi in maniera irregolare. Adesso riparte ancora il Leno con Notarianni per Kirillova con una palla complicata per Turina che riesce comunque ad addomesticarla. Adesso un po' di calma per le giocatrici lenesi, difesa schierata per le vicentine. Notarianni, Kirillova, Notarianni, Turina, Kirillova, Turina, Turina che penetra alla grande, trova anche un'ottima conclusione, buono però il riflesso di Ulgherova, nulla da fare quindi per Francesca Turina. Ritorna in campo anche Ligia Puz. Pozzer per dalle fusine, Pozzer centralmente, Pozzer per dalle fusine, Bernardelle che scarica su Pozzer, pallone complicato, ancora possesso però per le giocatrici in maglia arancio e nera, va Barresi, rispostissima di
Selene Franceschini ci mette ancora una volta la mano, bravissima in questo caso Franceschini, dall'altra parte Notarianni, anche lei con un tiro che prova a sorprendere Giulgherova. Due portieri con ottimi riflessi, si è visto in queste prime azioni di match dalle fusine. L'attacco delle Vicentine, ancora Franceschini a metterci la mano. Parte, prova a ripartire Notarianni in velocità per Pugliara, vada sulla Pugliara, Pugliara punta la porta e ancora una parata di Giulgherova. Si lamenta anche un po' Pugliara per un'irregolarità della difesa vicentina, niente ravvisato dagli arbitri, dall'altra parte dalle fusine, fallo in questo caso sì, e quindi nuovo possesso per le giocatrici allenate da Sabino. Dalle fusine Pozzer, Barresi per Pozzer, dalle fusine ancora Pozzer, centralmente penetra, centralmente qui brutto buco lasciato dalla difesa lenese, quindi 4-3, torna a muoversi il punteggio dopo alcuni minuti in cui non erano arrivati gol. Dall'altra parte ci prova subito Kirillova per Andreani, nulla da fare, pallone che non viene intercettato, viene intercettato però da Notarianni in fase difensiva e quindi nuova ripartenza lenese guidata dal capitano Turina, che adesso scarica su Kirillova, centralmente Notarianni, solito scambio fra le tre giocatrici lenesi. Andreani che esce dalla posizione del pivot, Turina, Notarianni con una palla persa, però irregolarità, anche qualcosa da dire Notarianni alla giocatrice del Malo. Turina, Notarianni, Andreani, una palla per Lanfredi, palla però forse con un piede in area, piede in area per Olga Lanfredi, e quindi nulla da fare. Pozzer centralmente per il Malo, Barresi, ancora Pozzer dalle fusine, Pozzer, Barresi, Pozzer intercetta alla grande Notarianni che poi punta la porta, Notarianni da sola, Notarianni e gol del 4-4. Grandissima ripartenza di Michele Notarianni, assoluta protagonista come ho già ricordato prima di queste prime partite lenesi in stagione. Dall'altra parte ancora una difesa in area e quindi nuovo rigore, tiro dai 7 metri per il Malo. Barresi con le finte, Barresi ancora una volta uguale a prima, inganna Selene Franceschini e quindi 5-4 dopo 12 minuti di match giocati questa sera. Kirillova per Turina, Kirillova, Andreani esce ancora una volta la propria posizione, Turina per Notarianni, fatica a trovare un barco in leno, anche a giocare in velocità, penetra però la grande Turina sull'ottima imbeccata di Notarianni, ancora gol del pareggio 5-5, nessuna squadra che riesce a scappar via questi primi minuti di match. Qui una buonissima risposta di Franceschini su dalle fusine. Kirillova per Notarianni, Notarianni che penetra centralmente, serve Kirillova e va a una grandissima conclusione. Questi sono i tiri di Valeria Kirillova, adesso esce per lasciare il campo a Ligia Puz. 6-5, vantaggio lenese, dopo 13 minuti di gioco. Questa è importante per Valeria Kirillova, anche per Ligia Puz che è entrata adesso, che adesso tra l'altro chiama concentrazione, attenzione in fase difensiva, richiama le proprie compagne di squadra. Dalle fusine riesce a tenere un pallone anche se aveva provato a metterci la mano Francesca Turina. Pozzer
per Dalle Fusine. Dalle Fusine con una palla difficile viene ravvisata un'irregolarità della capitana del Malo, e quindi adesso sì, possesso nuovamente per il Lino con l'entrata in campo anche di Costa. Leonora Costa che tocca il suo primo pallone proprio in questo momento, che è per Leonora Costa grande esperienza, anche lei è arrivata quest'anno terra bresciana. Turina per Kirillova, adesso è proprio Costa con la finta a servire Lanfredi, ancora Kirillova con un tiro difficilissimo questo da prendere, un tiro all'improvviso e il gol del 7-5, doppio vantaggio adesso lenese. Vediamo se arriverà adesso appunto la reazione del Malo. Buna, Pozzer, Dalle Fusine, Pozzer, Buna, ancora Dalle Pozzer centrale per Dalle Fusine, Pozzer cerca di trovare un varco, prova ad andare da sola, fermata da Francesca Torina. Buna per Pozzer, Dalle Fusine, Pozzer centralmente, rimane concentrata la difesa lenese, prova ad andare Buna con una palla difficilissima centralmente, poi brava con la posizione a prendersi il fallo Sarandreani. Sarandreani come anche Martina Sizia e come anche Notariani convocate questa preselezione della nazionale under 19. C'è stata una traversa di Kirillova e dall'altra parte è arrivato il gol di Buna, il gol del 6-7, quindi torna a meno 1 il Leno, il Malo, scusate. Partita che comunque si regge sul filo dell'equilibrio, 7-6 per le padrone di casa dopo poco più di metà primo tempo. Adesso Kirillova fermata irregolarmente ancora dalla difesa lenese, dalla difesa del Malo, scusate. Turina per Kirillova, Costa, Lanfredi per Kirillova, Costa, Costa che cerca di servire Andreani con difficoltà, quindi riparte adesso il Malo con Bernardelle. Bernardelle, buonissima questa palla per Barresi, che però si fa neutralizzare il tiro da una strepitosa Franceschini, veramente un avvio di match di qualità oggi per Franceschini. Entra anche Sarabellu, pivot al posto di Sarandreani. Turina per Kirillova, Costa, Costa, Turina con la conclusione insidiosa ma parata agevolmente da Giulgherova. Brava qui il portiere del Malo. D'altra parte Buna per Dalle Fusine, Dalle Fusine che serve Barresi, ancora una super risposta di Franceschini, altro miracolo di Selene Franceschini, veramente grandissima partenza in questa partita. Dall'altra parte Pugliara che segna e porta di nuovo a due le lunghezze di vantaggio per il Leno, un po' come la legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, più che sbagliato, però veramente ottima la risposta di Serena Franceschini su Barresi. Dall'altra parte invece non ha perdonato Beatrice Pugliara, il gol del 8-6. Adesso Pozzer per il Malo centralmente, serve ancora Barresi che non riesce a domesticare il pallone, però hanno ravvisato un'irregolarità i direttori di gara di Kirillova e quindi palla ancora tra le mani delle giocatrici vicentine. Pozzer per Buna, Pozzer centralmente, Barresi che si stacca dalla marcatura, Buna la conclusione, ancora un'ottima parata di Franceschini alla grandissima per Sarabellu che non perdona, arriva un buonissimo gol di Sarabellu. Non perdona Sarabellu, ottima ripartenza all'enese, più 3.
primo time out di questo match, sono arrivate le prime indicazioni degli allenatori alle proprie giocatrici, anche qualche novità, è entrata in campo con il numero 13 Young per il Malo e anche vedo Giuseppina D'Ambrosio per il Leno. So, ancora possesso per il Malo, sotto di tre reti, un primo mini break messo a segno dal Leno, un tre gol di vantaggio quando stanno per finire i primi 20 minuti di gioco qui all'Handball Arena. Adesso dalle Fusine prova ancora a manovrare, sempre dalle Fusine centralmente, finta la conclusione, serve alla grandissima Bernardelle che poi non perdona, bellissimo questo tiro, nulla da fare per Franceschini, palla che bacia il palo e poi entra dall'altra parte, invece traversa di Francesca Turina che forse era stata anche toccata. Francesca di Turina, ottima la ripartenza di Del Malo e gol Bernardelle, due gol messe in fila a segno di fila per il Malo che torna quindi a meno uno. Era un mini break per il Leno sfumato immediatamente, merito al Malo, una traversa di Turina e due ottime giocate di Bernardelle, meno uno per il Malo. Turina per Kirillova, centralmente per Bellu, Bellu ancora per Turina, Costa, mancata altissima da Barresi, fallo però su Costa e allora ancora palla per le giocatrici lenesi. Costa pensa al tiro, poi serve Kirillova, la grande per Lanfredi, ottima questa combinazione in velocità, arriva il gol anche di Olga Lanfredi e quindi nuovamente doppio vantaggio per il Leno. Qualche difficoltà adesso nel controllo per Bernardelle, palla comunque per Puzzer, poi delle Fusine di nuovo Puzzer, adesso Buna, Puzzer ancora centralmente, Buna, difesa schierata per il Leno, incitamento anche dalla panchina lenese per le proprie compagne di squadra, qui una brutta palla comunque addomesticata dal Malo, Buna prova ad andare centralmente, fermata da Turina in maniera fallosa ma efficace, fallo sprecato giustamente qui dalla difesa lenese, va Buna a conclusione, ci mette ancora le mani Franceschini, parata quasi in bagger, prova subito poi un rilancio, forse qui troppa fretta per Franceschini, parata in bagger e poi subito rilancio, qui adesso chiesta un'entrata in frazione dalle giocatrici lenesi per il Malo, anche in questo caso niente da fare, non ravvisata dagli arbitri. Fallo su Bernardella e di D'Ambrosio. Puzzer, ancora Puzzer per Buna, Puzzer dalle Fusine per Barresi che si gira alla grande però non trova la porta, trova invece un'irregolarità della difesa lenese, qui un po' distratta la di retroguardia di Giovanni Bravi e quindi combinazione che porta al tiro ancora Barresi se non ho visto male, gol del 9-10 meno 1. Kirillova per Costa, Kirillova, partita che rimane comunque molto equilibrata dopo 21 minuti e mezzo di gioco. Turina per Kirillova, Sara Bellu per Turina, Costa centralmente, pensa alla conclusione, se ne va con delle finte, fermata in maniera regolare, aveva provato anche un grandissimo gol quella palla dietro la schiena, aveva comunque risposto la grande di Ulgherova, fallo e quindi possesso ancora per Leno con Kirillova che prova a penetrare, fermata irregolarmente, molta fisicità. Rimasta a terra Kirillova per il Leno, adesso però sembra riuscire a rialzarsi, è entrato comunque in campo il medico, zoppica un po' però Kirillova sperando che non sia nulla di grave per la giocatrice ucraina del Leno, che comunque esce zoppicando.
adesso riceverà sicuramente le cure mediche. Valeria Kirillova, entra in campo Lanfredi. Vediamo se adesso riprenderà il gioco. C'è da pulire anche il campo con la Krilova che era finita a terra e quindi sicuramente un po' di sudore sul terreno di gioco. È entrato in campo Giovanni Bravi, l'allenatore del Leno, a pulire il terreno di gioco. Possesso comunque lenese, 10-9 più 1 al 22esimo minuto esatto. Questa serata di pallamano, quella di Bologna di Leno. Adesso Turina per Costa centralmente, Notarianni, Lanfredi, ancora Costa, Notarianni centrale, Turina, serve ancora Costa che addomestica il pallone, Costa con la finta, Turina, Notarianni, Notarianni penetra alla grande e trova un altro grandissimo gol, Michela Notarianni. Sono le sue giocate queste. Esplosività per Michela Notarianni, che adesso ritrova il posto e la posizione anche in fase difensiva. Ancora più due per il Leno, che proverà adesso a difendersi dall'attacco del Malo. Buna per Bernardelle, marcata altissima da D'Ambrosio. Buna per Pozzer, Pozzer ancora centralmente, Buna, Buna con Sarabello, penetra, supera Sarabello, però irregolarità e quindi ancora possesso per il Malo. Buna con la palla per Young, ottima questa combinazione che ha portato al gol il pivot del Malo, quindi meno uno, poi un'ingenuità, perde un brutto pallone Notarianni, una palla che sfortunatamente gli rimbalza sul piede. E quindi ancora il Malo che adesso può tentare di trovare anche il pareggio. Pozzer per Buna, Pozzer centralmente, Barresi che è tornata nel ruolo di terzino, Young a ricoprire invece il ruolo di pivot in questo caso. Pozzer, adesso doppio pivot, Barresi, Young, irregolarità di Sarabello che si prende anche un cartellino giallo su Buna. Buna, intercetto ancora di Michela Notarianni, ancora come prima Notarianni, ancora la conclusione, errore prima, si fa perdonare alla grande Notarianni, veramente grandissima giocatrice questa Michela Notarianni, ottimo acquisto del Leno. Adesso 12-10, quindi nuovamente più 2 per la formazione bresciana allenata da Giovanni Bravi. Pozzer, Buna, Pozzer, riesce a servire Barresi che penetra ancora, bravissima qui Barresi, ottima la combinazione delle vicentine e gol del meno uno. Partita vivissima e molto accesa, palla che adesso arriva ad Ambrosio con un ottimo tiro che inganna Giulgherova. Torna più due Leno, adesso non c'è un attimo di calma da una parte e dall'altra, intercetta Turina, palla che forse però l'è rimbalzata sul piede, quindi ancora possesso per le vicentine. Pozzer per Barresi, Pozzer, Buna, Pozzer, Pozzer, Buna che pensa alla conclusione e la fa anche partire in spaccata Selene Franceschini e poi con l'aiuto di D'Ambrosio palla recuperata per la formazione lenese che adesso riparte con Costa, Costa centralmente per Notarianni, non ci pensa due volte, prova a penetrare, fermata in maniera irregolare. Quindi ancora possesso lenese con un direttore di gara che è andato a dire qualcosa a Michele Notarianni, forse per qualche reazione di troppo, qualche screzio insomma in campo, cose da campo, mentre qui invece è un brutto pallone perso da Costa su
Notarianni e ripartenza di Young. Torna a meno uno il Malo. Ottima questa ripartenza, bravissima Young nella ripartenza, nell'intercetto. Qui un errore fra Costa e Notarianni. Quindi 12-13 o 13-12 come preferite. Di fatto che la differenza qui è minima, è stata minima per tutto il match, è stato un più 3 per il Leno. Subito però recuperato dalla formazione vicentina, adesso più 1 per il Leno con il tiro di Lanfredi, ci mette il piede di Ulgherova, palla che però non termina sul fondo ma lateralmente, quindi possesso ancora lenese. Turina per Notarianni. Notarianni centralmente, Sarabellu che si stacca, va alla conclusione Sarabellu, ottima conclusione di Sarabellu, brava in questo caso il pivot lenese che si è staccato dalla marcatura. Nuova ripartenza adesso per Malo che ci prova subito in velocità, prova a sorprendere la difesa lenese, però si fa trovare pronta. Adesso dovrà ragionare un po' di più la squadra vicentina. 12-14, mancano 3 minuti alla fine di questa prima frazione, doppio vantaggio per il Leno. Pozzer per Barresi, fermata da Notarianni. Pozzer con le finte prova a penetrare centralmente, Turina le dice di no e si frappone fra la giocatrice del Malo e la porta. Adesso ancora con Bernardelle che penetra su D'Ambrosio e trova un altro bel gol, 13-14. Quindi nuovamente meno uno. Turina per D'Ambrosio. Turina. Costa centralmente. Turina ancora per Costa. Notarianni. Costa, Turina. Adesso prova a dare ritmo il Leno. Ancora Sarabellu che si stacca. Serve Turina. Poi Notarianni centralmente con le finte di tiro. Costa ancora. Fermata la difesa del Malo, chiesta anche un'irregolarità per passi, non sono d'accordo gli arbitri, quindi adesso Costa la conclusione, ci mette la mano di Ulgherova, è entrata in campo anche Giulia Lavagnini per il Leno. Dall'altra parte ci prova di nuovo il Malo con Buna, va alla conclusione Buna, ci mette le mani Franceschini, doppio intervento miracoloso di Franceschini, alla grandissima Franceschini su Buna due volte. Notarianni per Turina. Notarianni. Turina. Puz. Notarianni. Notarianni alla conclusione trova un altro grandissimo gol. Più due. Quando manca meno di un minuto al termine della prima frazione. Un gol importante questo per il Leno. Dall'altra parte con qualche difficoltà Barresi riesce comunque a trovare Pozzer. Sono ancora Pozzer centralmente per dalle Fusine. Pozzer, Barresi, Pozzer, dalle Fusine, Pozzer da Barresi, prova ad andare ancora Barresi, fermata da Ligia Puz con l'aiuto di Francesca Turina. Adesso Pozzer deve sbrigarsi, il Malo a 20 secondi, qui un'irregolarità su dalle Fusine. Young per Pozzer, adesso ancora un po' di confusione con Pozzer che serve Barresi. Barresi va alla conclusione, ci mette ancora le mani Franceschini, una parata decisamente importante questa perché tiene a più 2 il vantaggio per il Leno. Finisce qui la prima frazione, 15-13, più 2 per il Leno. Noi ci rivediamo fra una decina di minuti.
Siamo tornati in diretta qui all'Handball Arena di Leno, è già iniziato il secondo tempo del match fra Leno e Guerriere Malo, valido per l'ottava giornata d'andata del campionato di Serie A Beretta femminile di pallamano. Primo tempo conclusosi sul punteggio di 15-13 per il Leno, che quindi ha questo doppio vantaggio sulle avversarie. Qui arriva il primo tiro di Dalle Fusine, che finisce però alto, e quindi primo possesso anche in questa ripresa per la squadra allenata da Giovanni Bravi. Notariani adesso in posizione centrale, Puz, Notariani ancora per Turina. Esce dalla posizione anche Andreani, che riceve proprio in questo momento, poi Turina, Puz, Notariani, Notariani va alla conclusione, risposta di Giulgherova, che mette la mano e poi, aiutata dal palo, tiene inviolata la porta in questa ripresa. Dall'altra parte Young invece beffa Franceschini, e quindi gol del meno uno, prima marcatura in questa ripresa per il Malo, meno uno per la squadra vicentina. Notariani, Andreani per Turina, adesso Puz che prova a guardare la porta, poi serve Turina, riesce a arrivare la palla a Pugliara, che col mancino non perdona Giulgherova. Gol del nuovo più due, partita che comunque non si schioda questo vantaggio, questo vantaggio minimo, e quindi partita che rimane ancora molto molto viva. Sua palla per Young centralmente, fermata dalla coppiata Andreani-Turina con l'aiuto anche di Puz. Non ha più far nulla Young, adesso ci ha provato anche Puzzer a servire Anna Puzzer a servire Young, senza esito. Barresi per Puzzer. Anna Puzzer con un ottimo pallone che sorprende la difesa, ancora una buona palla per Young, si fa trovare un'altra volta pronta la giocatrice numero 13 di, del Malo, e quindi torna a meno uno. Dall'altra parte ci prova Pugliara con una buona conclusione, brava però, più brava di lei Giulgherova a metterci i piedi, quindi 15-16, meno uno per il Malo. Anna Pozzer per Dalle Fusine, Dalle Fusine per Young, fermata Young, e viene ravvisato poi un fallo, un po' di esitazione qui da parte degli arbitri. Palla poi per Barresi, ci mette una pezza Puz, che può far ripartire le proprie compagne di squadra. Ci prova Eleno con Turina per Notariani, ancora Turina, finta per servire Pugliara, Notariani centralmente, grandissimo gol di Michela Notariani, torna a più due Eleno. Potenza di fuoco veramente notevole di Michela Notariani. Anna Pozzer per Barresi. Barresi, Anna Pozzer, ancora Dalle Fusine, Anna Pozzer. Irregolarità in attacco per il Malo, e quindi adesso Leno che può cercare di ampliare ancora il vantaggio. Una brutta palla però è tra Turina e Notariani, riesce comunque Leno a manovrare. Adesso De Angelis, una delle prime palloni, scusate, Lavagnini con uno dei primi palloni toccati. Turina, Puz, adesso manovra ancora il Leno con calma. Turina per Andreani, che si stacca dalla marcatura. Puz alla conclusione, trema la traversa della porta difesa da Giulgherova, bravissima qui Puz dal tiro, poi brava ancora Giulia Lavagnini ad intercettare la, il pallone servito da, provato a servire da Giulgherova alla propria compagna di squadra. Notariani per Puz, Turina, Notariani, Andreani, Andreani con le finte, palla che arriva a Pugliara, bravissima ancora Giulgherova con il piede, conclusione insidiosa questa di Pugliara, palla comunque finisce in, sul laterale, e quindi nuova, nuovo possesso per il Leno con Puz per Turina.
per Andreani, questa volta non perdona, buona la combinazione, una delle prime riuscite in questo match a servire il pivot, più 3 e quindi il suo vantaggio torna ad essere, non dico importante, ma comunque più decisivo rispetto a quello che si è visto prima. E vengo naturalmente smentito all'istante, torna a meno 2 il Malo con Barresi, brava a trovare l'angolo giusto su questa conclusione, quindi 18-16 per il Leno dopo 5 minuti e 30 di gioco nella ripresa. Notarianni per Put, Notarianni serve Pugliara, è entrata però in area Pugliara, si lamentava per un fallo ma ravvisata un'irregolarità dell'attacco lenese, quindi adesso nuova ripartenza del Malo che prova a ripartire con Bisevac. Barresi per Anna Pozzer, ancora Anna Pozzer per Barresi, Barresi per Anna Pozzer centralmente alla conclusione, conclusione insidiosa, brava qui a farsi trovare pronta Selena Franceschini che poi può far ripartire i propri compagni di squadra. Put, ancora Put per Notarianni, centralmente Notarianni alla conclusione, brava, bravissima ancora Michela Notarianni, veramente la più attiva in questa partita per il Leno, gol del più 3, 19-16 per le gialloblu. Dalle Fusine, Barresi, adesso giro palla del Malo per cercare di trovare un varco nella difesa lenese, va alla conclusione Dalle Fusine, un tiro molto difficile questo, brava comunque Franceschini a metterci la mano, mentre vedo che in panchina ancora Kirillova, forse piuttosto dolorante dopo il contrasto nella prima frazione, probabilmente non rientrerà più in campo, vedo che si è tolta anche la scarpa. Comunque più 3 in campo invece per il Leno, adesso le finte di Turina che prova a servire Pugliara, questa volta arriva un fallo e un tiro dai 7 metri, ci fa male anche la giocatrice del Malo, commette fallo qui Bernardelle ma si fa anche male, arriva comunque il tiro dai 7 metri ed entra Rebecca Farisè per batterlo, questo tiro dai 7 metri. Farisè con le finte, senza finte in realtà, palla che però rimbalza e inganna Giulgherova, gol del più 4, 20-16 dopo quasi 8 minuti di gioco. Barresi, Barresi prova a servire Young, difesa di Put su Young, dall'altra parte prova a ripartire Giulia Lavagnini che riesce a servire alla grande Pugliara e nuovo fallo di Moretto che non poteva fare nient'altro che commettere un fallo in quella posizione, qui bravissima Giulia Lavagnini in fase di ripartenza, brava poi anche Pugliara a prendersi questo fallo e quindi rientra di nuovo Farisè per battere questo tiro dei 7 metri, ancora Farisè che prova anche a scaldare il braccio, prima è stato molto caldo contro Giulgherova, vediamo se si ripeterà in questa occasione la numero 10 lenese, ancora Farisè contro Giulgherova, Farisè senza finte, questa volta pare rigore Giulgherova, brava, bravissima Giulgherova, ottima questa risposta con il piede, rimane a più 4 il Leno, mentre arriva un time out credo della panchina vicentina. Fa caldo, fa freddo.
Riprende il match qui all'Handball Arena di Leno, di nuovo in campo le due squadre, 20-16 il risultato in favore del Leno sul Guerriere Malo, che adesso però hanno il possesso di palla con Barresi. Qui un po' di incertezza nel passaggio su Buna, riesce comunque Barresi a mantenere il controllo di palla, poi fermata irregolarmente dalla difesa lenese, quindi ancora palla per le giocatrici vicentine. Barresi con una conclusione sicurissima qui Franceschini, poi prova a guardare e a vedere se c'era la possibilità di ripartire velocemente, decide poi saggiamente di ripartire piano dal gioco costruito che porta al tiro Olga Lanfredi e che porta il vantaggio dell'Eno a più 5, 21-16. Questo sì che è un break importante, un vantaggio veramente che inizia a farsi più significativo. Poi sappiamo che nella pallamano questo conta poco, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo qui, però comunque più 5 gol per la formazione lenese quando stanno per finire i primi 10 minuti in questa ripresa. Qui adesso ancora una nuova ripartenza con Sarandreani contro Pugliara, fermata Pugliara, e quindi ancora possesso palla per Eleno. Pugliara e un altro fallo di Buna su Pugliara, si procura un altro fallo Pugliara e nuovo tiro dai 7 metri. Qui è stata bravissima Sarandreani a intercettare il pallone e poi a far ripartire Pugliara, che poi si trova il fallo. Notarianni con le finte, Notarianni non perdona, gol del più 6, 22-16. Adesso momento favorevolissimo all'Eno, un po' meno alle Guerriere Malo, che sono sotto e prova anche ad alzare la marcatura Giovanni Bravi con Olga Lanfredi che segue dalle fusine per tutto il campo. Barresi per Basi, ancora Barresi prova a servire Bisevac, ma palla viene recuperata da Leno che poi serve alla grande Pugliara, bravissima però Diulgherova a dirle di no. Qui veramente un plauso al portiere del Malo, era stata ottima la ripartenza lenese con un passaggio, si era presentata Beatrice Pugliara davanti a Diulgherova, però Diulgherova le ha detto di no con uno strepitoso intervento. Dall'altra parte ci prova ancora il Malo con Barresi per Young, Barresi per Bisevac ancora per Barresi, una palla difficilissima, interviene Sarandreani e poi può far ripartire il Leno con Puz, che però predica calma e decide di giocare con più tranquillità. Ancora Turina adesso per Pugliara, Turina per Notarianni per Puz, Lanfredi, Puz, Notarianni per Turina, Notarianni per Andreani per Turina, Puz centralmente, guarda la porta, scarica il destro che però finisce alto. Qui conclusione un po' pretenziosa per Puz da ferma. Dall'altra parte Young riesce comunque a trattenere il pallone nonostante un po' di incertezza iniziale. Arriva su di lei Turina che difende comunque alla grande in questo caso. Barresi, provata l'imbucata per Young, palla che rimane lì, un po' sfortunata quella difesa lenese, brava comunque Young a farsi trovare pronta e poi a battere Franceschini. 17-22, torna a meno 5 il Malo. Notarianni per Andreani, Andreani per Turina che prova ad andare centralmente, un'infrazione di passi per Turina. Adesso può ripartire ancora il Malo con dalle fusine fa tutto da sola, un intervento strepitoso di Selene Franceschini, qui veramente grandissima parata di Selene Franceschini, miracolosa in questo caso. Qua sfondo di Anna Puzzer su Pugliara, brava con la posizione a farsi trovare pronta e quindi acquisisce ancora più significato la super parata di Serena Franceschini un attimo fa. Risultato che rimane invariato, quindi più 5 per il Leno. Notarianni per Puz,
Ancora Notariani centralmente, riesce a giocare il pallone ad Andreani. Puz guarda la porta, Ligia Puz prova a servire Turina, palla che però non viene trattenuta dalla giocatrice numero 22 dell'Eno. Arriva poi un passivo, va comunque alla conclusione Michele Notariani, che si procura un tiro dai 7 metri. Molto molto brava qui Michela Notariani, tiro dei 7 metri, e andrà a batterlo proprio lei, proprio la giocatrice con la casacca numero 13 lenese. Notariani, un tiro che finisce altissimo, bruttissima questa conclusione, è proprio scappata la palla dalla mano Michele Notariani, probabilmente anche un po' di stanchezza, però comunque vantaggio che rimane cospicuo per il Leno. Certo, rigore importante da realizzare, anche perché manca ancora tanto, manca più di metà ripresa da giocare qui all'Handball Arena di Leno. Qui esce aggressiva Notariani su Barresi, probabilmente anche fallo, forse dall'altra parte aveva ancora messo il piede Franceschini su Bisevac. Però nulla da fare, gol e anche inferiorità numerica per il Leno, con un'esclusione di Michele Notariani per 2 minuti. Sono viste poche esclusioni in questa partita per 2 minuti, ne è arrivata una in questo momento per Notariani, che c'è dal campo molto molto arrabbiata. Adesso quindi più 4 per il Leno e una giocatrice in meno. Torna in campo Eleonora Costa, esce Sara Andreani. Costa per Turina, Pugliara. Costa per Puz. Ancora Ligia Puz centralmente per Costa, Lanfredi per Puz. Puz da sola alla grande, Puz fermata in maniera irregolare dalla difesa vicentina. Costa per Puz. Costa per Turina, cerca di manovrare ancora Turina, riesce in qualche modo a tenere il pallone, arriva però il passivo segnalato dagli arbitri. Costa, Turina penetra la grande, Turina fermata ancora in maniera irregolare qui. Bravissima Francesca Turina a procurarsi un rigore, tiro dei 7 metri. Adesso tocca a Beatrice Pugliara. Pugliara contro Diulgherova, ancora Pugliara con le finte, va Pugliara e tira fuori palo e poi palla che termina fuori. Adesso iniziano ad essere tanti gli errori per il Leno, che poteva aumentare il proprio vantaggio. Si ritrova comunque a più 4, 15 minuti e 30 secondi in questa ripresa, 22-18 il punteggio in favore della squadra allenata da Giovanni Bravi. Barresi per Pozzer, Coranna Pozzer che trova dalle fusine, fermate regolarmente da Pugliara. Si agganciano poi le due giocatrici dalle fusine per Anna Pozzer, ancora Barresi, Anna Pozzer che serve alla grande Bernardelle, conclusione ottima di Bernardelle, ottima anche la risposta però di Selena Franceschini, veramente strepitosa oggi. Costa, Puz, Lanfredi, Costa adesso, fermata irregolarmente Costa, palla quindi ancora per le giocatrici lenesi, Costa con la finta, può penetrare, di nuovo fallo su Costa, Puz. Puz alla conclusione, bravissima qui Ligia Puz a trovare il gol, sblocca un po' questo momento difficile per il Leno, nonostante il vantaggio torna a più 5 il Leno,
questa conclusione che prende in controtempo Giulgherova. Adesso prova a difendersi la formazione di Bravi, invece cerca un gol che potrebbe ridare animo. Il Malo Barresi, fermata ancora dalla difesa lenese. Anna Pozzer per Barresi, ancora Barresi per Pozzer. Barresi centralmente, riesce a servire dalle fusine, capitano del Malo che serve Young. Young, una conclusione difficilissima, girata rispetto alla porta, difesa da Serena Franceschini. Quella palla che finisce alta, riparte Ligia Putz, ancora serve Costa con un pallone di prima per Lanfredi, molto brava qui a servire Lanfredi. Arriva la risposta però di Giulgherova su Lanfredi, riparte invece Bernardelle senza opposizione, va anche alla conclusione, ci mette ancora le mani però Serena Franceschini, veramente grandissima prova oggi di Selene Franceschini. Barresi, Barresi questa volta è imprendibile il tiro, complimenti in questo caso solo a Barresi, anche lo sguardo perplesso di Franceschini, ma qui non avrebbe davvero potuto fare nulla l'estremo difensore lenese. Può ripartire ancora adesso però il Malo con Bernardelle che segna e porta il punteggio a meno 3. Importante questo gol, e arriva un time out di Giovanni Bravi per spezzare il momento positivo del Malo, 23-20 dopo 18 minuti e 32 secondi di gara. Di nuovo in campo le giocatrici con la difesa schierata delle guerriere Malo, mentre attacca adesso il Leno. Stiamo per entrare nel 20° minuto di gioco. Andreani con le finte, serve poi Turina, put per Notarianni. Palla che arriva ad Olga Lanfredi, gol del più 4, gol importante che arriva dopo un buon break messo a segno dalla formazione vicentina. Barresi, Pozzer, Barresi che prova a penetrare, viene fermata però dal fischio arbitrale, entrata nei 7 metri, quindi Putz dall'altra parte per Lanfredi. Putz, Notarianni per Kirillova, Notarianni, Andreani per Turina, Putz con la finta, Putz ancora per Turina. Turina prova a penetrare lei, arriva a una conclusione deviata però dalla difesa del Malo e quindi può ripartire nuovamente la squadra vicentina. Palla che arriva dalle fusine che segna e riporta a meno 3 il Malo. Turina per Pugliara, Notarianni, Putz, Lanfredi, adesso ancora Putz per Notarianni,
Notarianni per Andreani. Andreani pensa a Pugliara, poi invece serve Turina. Puz per Notarianni, conclusione finisce alta, conclusione molto molto alta. Adesso deve tornare in difesa Leno perché rischia di prendere un gol che potrebbe veramente riaprire a tutti gli effetti la gara. Dice di no, però ancora Serena Franceschini sull'ottima conclusione di Young, se la fa trovare nuovamente pronta. Adesso un po' di calma, predica calma nuovamente Puz, che però viene richiamata dal proprio allenatore in panchina. Entrerà probabilmente Eleonora Costa, proprio così. Costa che tocca il pallone proprio in questo momento. Costa per Notarianni. Ancora Costa. Notarianni, una bruttissima palla per Andreani. Ci mette il corpo totalmente Bernardelle, che si assicura il pallone. Poi serve Barresi che penetra da sola, trova però il palo. Graziata, graziata la formazione lenese in questo caso dal palo e salvata dal palo. Adesso prova a ripartire ancora il Leno. 21 minuti e 38 secondi. Costa per Notarianni. Notarianni che prova a penetrare, fermata irregolarmente, e arriva un altro tiro dai 7 metri con le lamentele di Dalla Fusine. Adesso Costa dai 7 metri, Costa contro Dulgherova. Costa con le finte, va Costa, trova un gol decisamente importante, il gol del 25-21, torna più 4 quando mancano meno di 8 minuti al termine del match. Barresi per l'ala sinistra, poi torna la palla a Barresi. Pozzer, però un'infrazione in attacco del Malo, e quindi nuovo possesso lenese, possesso importante. Se dovesse portare un gol sarebbero 5 gol di vantaggio a 7 minuti dal termine del match. Sarebbe essere veramente veramente difficile per il Malo poter recuperare e poter raddrizzare questo incontro. Notarianni per Andreani. Andreani per Turina. Costa alla conclusione centrale, brava Dulgherova a metterci le mani. Barresi, Barresi con una ripartenza veloce, perde un brutto pallone, però viene fischiato un'irregolarità a San Andreani, palla che stava già per essere persa dalla giocatrice numero 77 delle guerriere Malo. Dall'altra parte Puzzer che penetra da sola, trova ancora la risposta di Selene Franceschini. Notarianni per Costa. Notarianni, Andreani, Costa per Lanfredi. No, Lanfredi con un brutto pallone per Notarianni, arriva però Franceschini, si alza comunque il braccio degli arbitri per il passivo. Costa che pensa alla conclusione, poi serve Turina, palla che arriva ancora a Pugliara, trova la risposta di Dulgherova, può ripartire nuovamente il Malo che adesso deve affrettare i tempi. Perde però, perde la palla dalle Fusine, intervento di Costa, si lamenta un po' dalle delle Fusine. Le Fusine sì, probabilmente un po' ingannati anche dalle urla di Dalle Fusine. Arriva un rosso per Costa, poi esagerato, e un cartellino blu. Forse è un po' esagerata qui la decisione degli arbitri, era intervenuta per prendere la palla sicuramente Costa. Qui esatto, un po' forse anche un po' ingannati dalle urla gli arbitri, perché sembrava veramente che fosse intervenuta per prendere la palla la giocatrice del Leno, costretta a uscire dal campo Costa.
Lazio, Leno in inferiorità numerica, 4 gol di vantaggio. Questo potrebbe essere anche un colpo psicologico, vediamo se riuscirà a reagire bene il Leno. Barresi per dalle Fusine, palla che arriva a Young, gol di Young, gol del meno 3. Adesso si aspettano 5 minuti veramente ad alta intensità, che è meno 3 con 5 minuti da giocare, ancora tutto da decidere qui all'Handball Arena. Notarianni prova Pugliara, andare da sola Pugliara, bravissima Dulgherova ancora con la risposta su Beatrice Pugliara. Adesso deve difendersi il Leno dal nuovo attacco delle guerriere Malo. Dalle Fusine centralmente, ancora dalle Fusine Barresi, dalle Fusine per Bernardelle, irregolarità di Pugliara e 2 minuti anche per Beatrice Pugliara. Adesso Leno in netta inferiorità numerica, tanta difficoltà qui per il Leno, manca un po' di nervosismo. Entra in porta Martina Sizia che dà il cambio a Serena Franceschini. Barresi contro Martina Sizia, Barresi con le finte, va Barresi, inganna Martina Sizia e torna a meno 2 il Malo. Andreani, Andreani per nessuno, perché arriva il time out chiesto da Giovanni Bravi. Mancano meno di 5 minuti al termine dell'incontro. Su qui un time out. Adesso rientrano in campo le giocatrici lenesi, le poche giocatrici lenesi, mentre 5 giocatrici in campo per il Leno. Hanno questo possesso da mantenere, 2 gol di vantaggio. Lanfredi per Andreani. Andreani per Turina. Notarianni pensa alla conclusione, poi cerca Lanfredi ma non la trova e adesso deve tornare in difesa il Leno, deve difendersi, una netta inferiorità numerica. Dalle Fusine per Puzzer, adesso Barresi per Dalle Fusine, prova a metterci la mano Turina, riesce a mettercela, intervento provvidenziale questo di Turina. Difesa del Leno veramente in difficoltà adesso, in meno uno, riesce a rientrare in campo però Lisa Puzza a dare una mano. Ancora Turina a metterci la mano, il tempo che passa, il cronometro che potrebbe aiutare il Leno, anche se manca ancora un'infinità con solo 2 gol di scarto. Va Barresi, ci mette una grandissima mano Selene Franceschini su Barresi, quando adesso mancano quasi 3 minuti di gioco al termine dell'incontro. Puz per Lanfredi, Puz, Notarianni, Lanfredi, Notarianni, va alla conclusione, ci mette ancora le mani di Dulgherova, una conclusione veramente
difficile questa. Brava Giulgherova a metterci le mani, può ripartire ancora il Malo con Barresi. Barresi per dalle Fusine. Pozzer, anda Pozzer ancora, che con un po' più di calma chiede l'aiuto di Young. Arriva e poi arriva anche la palla per dalle Fusine. Dalle Fusine che palleggia, pensa al tiro, poi pensa invece di servire Pozzer e lo fa. Dalle Fusine arriva adesso il passivo per il Malo e viene chiamato anche un timeout dall'allenatore delle Vicentine, quindi timeout quando mancano 2 minuti e 30 alla fine della partita. Già in campo le giocatrici, adesso finale di partita che si appresta a essere veramente incandescente. Prova Anna Pozzer a penetrare, sfondamento però qui ottima la difesa di Pugliara che urla di giocare piano alle proprie compagne di squadra. È stata brava la formazione lenese a reggere in doppia inferiorità numerica, adesso in parità numerica con 2 minuti da giocare e 2 gol di vantaggio, deve riuscire a mantenere il possesso e cercare di fare male alla formazione ospite. Dall'altra parte naturalmente il Malo deve cercare assolutamente un gol, arriva però il gol di Beatrice Pugliara e questo è un gol pesantissimo nell'economia del match. 26-23, meno di 2 minuti al termine dell'incontro. Barresi che perde un pallone sanguinoso, forse poteva essere una delle ultime occasioni per trovare il pareggio in questo incontro. Puth per Lanfredi, Andreani per Turina, adesso Pugliara che cerca di far passare anche qualche secondo, Turina con le finte, penetra Turina che trova una gran conclusione, trova però solo la traversa. Può ripartire quindi nuovamente il Malo, 1 minuto da giocare, 3 gol di vantaggio. Adesso Leno che assapora assolutamente il gusto della seconda vittoria stagionale dopo la vittoria qui in casa con Ferrara e dopo il punto trovato con Lerice. Arriva però una buona conclusione di Bernardelli, qui anche un po' sfortunata la formazione vicentina con il palo trovato da Bernardelli, quindi con la vittoria che arriva in casa lenese, la seconda vittoria come ho detto prima, 2 vittorie, 1 pareggio, sale a quota 5 punti in classifica e Leno rimane a quota 2. Il Guerriere e Malo rimangono a quota 2, una partita comunque vissuta a grande intensità, ad alto ritmo, con anche qualche nervosismo. Arriva una grande conclusione di Ligia Puth, che si stava per togliere un'altra soddisfazione personale. Nulla da fare però, si frappone il palo fra la conclusione di Puth e il gol. Adesso pochi secondi da giocare, che passeranno probabilmente senza grosse emozioni. Prova comunque il Malo a tirare un altro gol per ridurre il passivo. Penetra Bisevac e palla che non entra in porta, non è finita perché c'è un fallo su Bisevac e quindi ci sarà un tiro franco e si incarica dalle Fusine. Dalle Fusine contro tutta la formazione schierata. E arriva anche il gol con la giocatrice che si sposta, non dovrebbe essere regolare, però gol che viene assegnato, 26-24 e finisce qui l'incontro. Come ho detto prima, Leno che sale a quota 5 punti in classifica,
tutte ad abbracciare Serena Franceschini. Rimane a 4-2 il Malo e ci vediamo qui per il prossimo incontro del Malo giocato in casa. Ci vedremo qui tra 2 settimane. Grazie per essere stati con noi e buon divertimento.